Thank you Grazie, grazie Maestro Manfred Giampietro, grazie agli esecutori, eh, li nominiamo tutti, i violini sono Maria Prohorciuk, non facilissimo, Prohorciuk, Ala Melnic, è giusto, sì, Melnik, Laura Marchionne, Filippo Arena, Renata Benedetto alla viola e Nora Lifmasi al violoncello. Grazie, grazie anche a tutti voi di essere qui. Altre volte siamo stati più numerosi, oggi il tempo forse non ha troppo incoraggiato o magari ci sono degli esami in vista, però ehm, quelli che sono qui sono sicuramente avvantaggiati, ma anche chi ci sta seguendo in streaming potrà sentire delle cose molto interessanti e in ogni caso tutti potrete rivederle perché come ricordava prima il professor Dario Pisignano poi queste, queste presentazioni rimangono nel, nel sito di Sguardi nel futuro dell'Università di Pisa. E, come la sigla ha suggerito per quelli che non erano qui altre volte eh, è un'iniziativa che riprende eh, un'idea di Piero Angela che nella ultima parte della sua vita dal 2017 in poi eh, si è preoccupato di eh, fare qualcosa per formare una nuova classe dirigente più consapevole più colta e anche di cittadini più, eh, come dire, più attenti al bene comune, quindi non soltanto la cultura ma anche il bene comune. E, è quello che cerchiamo di fare, l'altra volta l'abbiamo fatto eh, proprio riguardo alla, alla, alla cittadinanza, quindi con Gerardo Colombo. Questa volta invece ritorniamo ai temi più prettamente scientifici, ma è un tema di tale ampiezza che comprende un po' tutto il resto anche, anche tutti i temi civili del rispetto del, dell'ambiente, che poi forse è una parola che è imprecisa, che non è, non è più giusto usare, ma anche questo potrebbe essere un tema, eh, fare una igiene del nostro linguaggio riguardo a questi, a questi temi. Ambiente è probabilmente un'espressione troppo limitata, eh, bisogna per arrivare alla visione che oggi ci verrà proposta, dal professor Umberto Agrimi, ricordiamolo, medico veterinario e dal 2009 dirige il Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità, dove con lui lavorano 150 persone. Ed è autore di un centinaio di pubblicazioni, più di 100 pubblicazioni, proprio sui temi che sentiremo. Ecco, parleremo di questo aspetto. Di eh, un'unica salute del pianeta. Eh, è un tema anche che Ilaria Capo ha trattato. Addirittura ne ha fatto oggetto di uno spettacolo ultimamente, perché so che era venuto a Torino, ha tenuto una lezione nell'Aula Magna di Torino a questo, su questo tema, e poi alla fine mi ha detto che ho visto che aveva, eh, era, era qualcosa di più di una conferenza, era un'interpretazione la sua, e poi mi ha confessato che che in realtà eh, avrebbe fatto una tournée presentando questi temi. E forse per un pubblico non specializzato è quello che bisogna fare. Credo invece che per un pubblico come voi oggi sia giusto fare quello che stiamo mm. per ascoltare dal professor Umberto Grimi, cioè un discorso più propriamente eh, scientifico per... Studenti, non certo solo studenti di veterinaria, di agraria, di scienze biologiche, ma per tutti gli studenti perché il tema, appunto, ripeto, ci riguarda tutti. Il concetto è una salute, una sola salute. Una salute del pianeta deve comprendere quella delle piante, quella degli animali, quella dell'uomo. E tutto questo insieme abbiamo scoperto è strettamente interagente proprio con quello che abbiamo lasciato alle nostre spalle, cioè con la pandemia di covid-19 l'abbiamo scoperto un po' bruscamente un po' troppo bruscamente però eh, è stato un grande esperimento anche per certi versi questa pandemia ha fatto ha reso consapevoli un po' tutti di quello di cui stiamo per parlare e, e per me la giornalista scientifica è stata anche un esperimento sulla comunicazione perché complessivamente la comunicazione non ha fatto una gran bella figura durante la pandemia. Parlo dei miei colleghi giornalisti. Eh, io mi sono mentalmente dimesso da giornalista da un po' di tempo, anche se continuo a farlo, perché certe cose. Ma io vorrei vedervi accomodati, no? perché siete lì tutti in piedi? Eh, dic dicevo, ehm, eh, non è stato un esperimento di comunicazione scientifica particolarmente felice, se non in alcuni casi. In alcuni casi è stato in realtà un ottimo esperimento. Adesso ho in mente dei nomi che non starò a fare, ma credo che tutti abbiamo in mente gli stessi nomi. Professora Grimi, io le passo la parola. Le do del lei anche se mi ha concesso il tu, ma questo è un insegnamento di Piero Angela che mi ha detto, ah, ma quando si è in pubblico bisogna darsi del lei. Naturalmente farò delle gaffe perché ogni tanto gli darò del tu, <ride> però la ringrazio molto, professor Lagrimi, di questa sua cordialità che ha già espresso prima, raccontandoci della, della sua vita privata con gli animali, dai serpenti alle ragadelle e fino a... Adesso in questo momento sono gli uccelli che li interessano. Ecco. Ecco, questo per dare un'idea del, del fatto che la natura la vive anche proprio da vicino e se la porta in casa. Professore Agrimi, prego. Allora, buon pomeriggio a tutti. Grazie davvero all'Università di Pisa, al, al professor Pisignani, al dottor Bianucci per, per l'invito. Devo dire, essere accolti dal da Bach e dalle... E da questa musica che ci ricorda davvero il, come dire, la dimensione più alta della comunicazione scientifica fa venire i brividi, quindi mi sento un privilegiato. Allora, One Health, parliamo di One Health oggi che è un termine che immagino avrete sentito insomma, abbondantemente eh, ripetere in questi, in, negli anni della pandemia, da allora in poi praticamente soprattutto noi che ci occupiamo di di salute, di scienza eccetera, non c'è documento che non parli di One Health talvolta, forse anche più di talvolta a sproposito. E allora oggi ne parliamo, vi spiego un attimino che cos'è la One Health, perché parliamo di One Health, ce n'era bisogno di coniare questo termine One Health che poi ripeto non è un termine, come giustamente ha detto il dottor Bianucci, non è un termine nuovo e non è un concetto nuovo, però insomma è stato ripreso molto in questi ultimi anni e l'evoluzione che ha avuto brevemente per poi trattare due argomenti di One Health o comunque diciamo proviamo a guardarla a guardare questi due argomenti con gli occhi della One Health uno le pandemie l'altro la sostenibilità dei sistemi alimentari il primo un po più classico diciamo abbastanza eh, come dire tradizionale eh, perché la One Health si è applicata moltissimo negli anni alle malattie infettive e in particolar modo alle Epidemie di influenza aviaria, e poi l'altro invece più di prospettiva, dal mio punto di vista, più pregnante, più ficcante in termini di One Health. Detto questo, andiamo avanti, perché eh, oltre a One Health, sentite parlare di planetary health, di global health, di, 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 di eco health, perché? In realtà, perché il pianeta è piccolo, le nostre conoscenze scientifiche, le conoscenze tecnologiche hanno fatto sì che oggi il nostro pianeta sia davvero piccolino. Non è più il tempo delle, delle grandi scoperte, continuano a esserci. Parlavo prima delle, degli anfibi che ancora nella foresta amazzonica ogni tanto vengono, vengono scoperte nuove specie, però di fatto è un pianeta che percorriamo con una velocità incredibile. E allora abbiamo bisogno di strumenti e di, e di uno sguardo diverso. Dal passato e anche la dimensione salute la affrontiamo in maniera diversa, con, con questo con quest approccio olistico, per, con la necessità di affrontare i problemi di salute in termini globali. D'altra parte, quello di cui parliamo in questi giorni, ahimè, purtroppo, le guerre: il Papa ha detto che viviamo una guerra mondiale frammentata, ma sostanzialmente viviamo una, so, una sorta di guerra, di guerra mondiale. Le, eh, le pandemie, altro termine di fatto che richiama la dimensione planetaria del fenomeno. L'inquinamento ambientale non risparmia nessun, nessun angolo della Terra, anche i ghiacci più remoti del, del, dei poli sono, troviamo le microplastiche, le nanoplastiche e quanti altri. La deforestazione, i cambiamenti climatici: cosa più, c'è cosa più, più, cosa di più planetario di quello? Insomma. La pandemia eh, di Covid-19 ci ha ricordato la complessità delle sfide che abbiamo davanti e quindi la necessità di affrontare queste sfide con approcci che da soli, come, paese, come singoli, ma anche come città, come paesi, non riusciamo ad affrontare. Dobbiamo affrontarli come umanità per certi versi. Perché? Perché appunto che, le immagini che vi ho appena mostrato insomma, ci raccontano di un pianeta in forte difficoltà e, e questo ci abbiamo però noi, questo è l'unico pianeta che abbiamo, no? per cui corriamo il rischio davvero di tagliare il ramo sul quale siamo seduti. E allora questa è la definizione, l'ultima definizione di One Health, quella in rosso, leggete quella, non la, dimenticatevi gli altri, il resto. E Questa definizione è stata data dalle quattro maggiori organizzazioni internazionali, OMS, FAO, il World Organization for Animal Health, eh, che, che è l'OMS per la parte di salute animale, e, e poi l'UNEP, che è la, la, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Quindi queste quattro grandi organizzazioni hanno, si sono riunite assieme e hanno, fatto, hanno raccolto la sfida della One Health e ne hanno fatto un programma d'azione. Okay? Questo a significare quanto eh, questa dimensione ampia del concetto di salute che poi di fatto è la salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente. Io dovrò fare prima o poi un disegnino, qualcuno mi deve aiutare a fare un disegnino in cui c'è questo pianeta e c'è poi un ragazzo che si tiene per mano con un, con un albero e con un animale e se molla uno, mollano tutti e tre, cadono tutti e tre. Questo è il concetto, cioè non possiamo, non possiamo pensare alla nostra salute senza pensare alla salute del pianeta, senza pensare alla salute degli altri esseri viventi che lo popolano. Cioè, purtroppo mi devo comprare gli occhiali bifocali, perché altrimenti continuo a fare questo lavoro. Quindi One Health è un approccio integrato e unificante che mira a bilanciare e ottimizzare in modo sostenibile la salute di persone, animali ed ecosistemi. Cioè, le relazioni, riconosce le relazioni fra uomo, animale e ambiente. Però, quello che è interessante in questa definizione è che per la prima volta si introduce il concetto di sostenibilità che è un concetto abusato e quando si abusa delle parole sapete benissimo il green wash, cosa significa greenwashing. Significa che si perde il significato, si diluisce il significato delle parole e se ne perde proprio l'essenza. È un po' quello che succede anche col termine sostenibilità, che a me invece piace tantissimo, però di fatto sta perdendo, corre il rischio di perdere il significato e, e l'altro termine importante quindi come dire, sostenibilità nel senso che dobbiamo garantire alle generazioni che vengono e noi abbiamo una responsabilità immensa nei vostri confronti di poter godere delle risorse del pianeta a voi come ne abbiamo goduto noi e questa è una responsabilità enorme, gli dobbiamo lasciare un pianeta in salute l'altra parola importante è ecosistemi questo a sostituire il termine ambiente. Ambiente è qualcosa di vago, poi lo useremo chiaramente perché nella, nella, nel parlare si usa ambiente, ma ecosistema e chi di voi studia biologia, chi di voi studia materie scientifiche, sa bene che cosa significa ecosistema. L'ecosistema è una dimensione dell'ambiente ben strutturata, è qualcosa di molto chiaro. L'ecosistema delle dune, l'ecosistema dunale è un ecosistema delicatissimo che ha le sue componenti vegetali, le sue componenti animali, le sue componenti inanimate, la stessa cosa, l'ecosistema della barriera corallina del Mar Rosso, per dire, ha tutta una serie di, di componenti che lo definiscono in maniera chiara. Quindi preservare gli ecosistemi non è il, gener il generico preservare l'ambiente. È qualcosa di più impegnativo. Ora, dal mio punto di vista... Fare One Health significa avere uno sguardo ampio sulla dimensione di salute ed avere una, una sorta di sguardo ecologico. L'ecologia sapete bene che si occupa delle relazioni tra, tra, organismi, tra organismi e eh, ambiente, componente animata, non animata, e quindi l'ecologia si occupa sostanzialmente della complessità delle relazioni che si sviluppano all'interno di un ecosistema. Benissimo, dal mio punto di vista l'approccio One Health è proprio quello, è la capacità di sguardo sulle relazioni che si sviluppano tra le tre componenti, diciamo all'interno di queste tre componenti della, della One Health, in una prospettiva di salute naturalmente. Evidentemente poi quando parliamo di One Health dobbiamo parlare di interdisciplinarità, Lo, come dire, la capacità operativa della One Health si realizza attraverso la collaborazione interdisciplinare. Quindi l'integrazione eh, delle competenze per ricondurre la frammentazione delle discipline. Io mi sono sempre occupato nella mia vita di malattie da prioni, d'accordo? Non so se conoscete la mucca pazza, eccetera. È, un, è veramente un piccolo frammento. Poi, per la verità, il paradigma prioni si, a, si, si, si applica alle grandi malattie neurodegenerative, Parkinson, eh, Alzheimer, eccetera. Però è veramente specialistica. Ora, il punto è ricondurre la specializzazione e la frammentazione delle conoscenze e delle, delle discipline a, a una dimensione unitaria di azione. E allora, ehm, con, questa, con questa idea, tenendo presente che la One Health mobilita tutte le discipline, Voglio dire, non solo quelle scientifiche, ma l'ambito sociale, l'ambito economico. Cioè, conviene fare One Health? E ce lo devono dire gli economisti, evidentemente. O quanto si risparmia facendo One Health? Quanto si risparmia mettendo insieme le competenze in vista di una futura pandemia? Okay. Quanto ci si guadagna nel momento in cui questa pandemia arriva e ci trova attrezzati eh? a fronteggiarla? Allora, che cos'è un, una pandemia? La pandemia molto spesso deriva: prendiamo Covid, prendiamo SARS-CoV-2, che sapete bene è il coronavirus responsabile del, di Covid-19, deriva dal mondo animale molto spesso. Il 75% dei patogeni emergenti nell'uomo ha un'origine negli animali. Pensate un po'. Bene, questo passaggio da una specie all'altra si chiama spillover non so quanti di voi hanno letto il libro di quammen uh, spillover che insomma di fatto raccontava la pandemia prima che succedesse è molto bello ve lo consiglio Beh, insomma lo spillover che è questo passaggio da, da una specie all'altra anche da un animale all'altro da una specie animale all'altra e non necessariamente dagli animali all'uomo è una serie di eventi sfortunati di fatto cioè che una pandemia possa verificarsi è, una, è, è, è davvero difficile. Insomma, ci deve essere il concatenarsi di una serie sfortunata di eventi che portano a far sì che un virus, batterio, nel caso della mucca pazza, un prione, da una specie animale arrivi poi a stabilizzarsi in qualche modo a replicarsi nel, nell'uomo qui ci sono queste, vedete queste, eh, questi rettangoli che rappresentano in qualche modo i, i, i livelli che il, che il virus deve superare gli ostacoli che deve superare per poi arrivare non so c'è un puntatore qui? Ah, forse no e per arrivare dal pipistrello che vedete in alto fino all'uomo che vedete in basso d'accordo benissimo ci deve essere innanzitutto ci deve essere una certa densità di di, di, di... Di popolazione serbatoio animale, poi ci deve essere una replicazione abbondante del virus nella popolazione animale. Poi, in qualche modo, il virus, l'animale deve venire a contatto con l'uomo. Questo contatto deve essere efficace, per cui il virus deve passare dall'animale all'uomo. All'interno della specie umana, naturalmente, ci saranno tutti i meccanismi di difesa possibili, cellulari, umorali, l'immunità eh, del, dell'organismo che impedirà questo processo. Poi, alla fine, in qualche caso. Tutto questo si verifica e quindi il virus riesce ad infettare l'uomo e talvolta ad infettarlo in maniera tale da diventare pandemico. Quando è che diventa pandemico il virus? L'abbiamo un po' imparato durante la pandemia. Quando poi, nella specie nella quale arriva, riesce a, ad attivare un ciclo di trasmissione intraspecifico, quindi dall'animale all'uomo e poi uomo-uomo-uomo-uomo e, e via discorrendo. Allora lì si creano le condizioni perché la pandemia diventi tale. Una domanda. Eh, nel salto da una specie all'altra, eh, viene favorito questo trasferimento da una mutazione genetica casuale del virus a volte? Evidentemente tutte quelle mutazioni che chiaramente sapete bene che le mutazioni sono casuali, sono eventi eh, del tutto casuali, ma che nel, nelle, nei microrganismi avvengono con una velocità enorme perché la, è legata alla velocità di replicazione delle, dei microrganismi. Chiaramente ci possono essere condizioni per le quali si determina una maggiore affinità delle caratteristiche del virus per attecchire e per legare la cellula dell'ospite. Sappiamo bene... Che nel caso di SARS-CoV-2 c'era questo legame tra la proteina Spike e il recettore della cellula. Beh, certe volte si possono determinare situazioni per le quali questo evento è favorito, ovvero è favorito, per esempio, la colonizzazione del tratto. Respiratorio, nel caso del coronavirus sempre, superiore piuttosto che, dei, che del, dei tra, del tratto respiratorio più profondo, cosa che determina una malattia molto più grave. Quindi, sia la possibilità di attecchire, sia la possibilità di dare malattie più o meno gravi, deriva anche da queste caratteristiche genetiche del, del microorganismo. Quindi, una serie di sfortunati eventi. Ma lo spillover è qualcosa di normale, che avviene in continuazione e fa parte della, come dire, delle strategie adattative eh, del, del, nell'evoluzione dei microorganismi e nella coevoluzione tra, organismo, tra parassita e, 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 e organismo ospite. Fa parte delle normali dinamiche che si sviluppano all'interno delle, delle relazioni di cui parlavamo prima. Queste sono le principali componenti dello spillover. C'è un agente infettante, c'è un, un serbatoio, in inglese, ma insomma capite bene: il reservoir è il, il serbatoio. In alcuni casi ci possono essere degli ospiti intermedi, per esempio ci possono essere delle zanzare che fungono da vettore, per cui trasportano l'agente infettivo da, da, dalla specie ospite animale. All'uomo, non so se avete sentito West Nile, che è una, un nuovo agente che, insomma, nuovo, oramai è da, da, da diversi anni che c'è in Italia, ma prima non c'era, adesso è diventato endemico in Italia ed è trasportato dagli uccelli all'uomo attraverso le zanzare. Poi c'è l'uomo e poi c'è il contesto ambientale nel quale si sviluppa tutta la, tutta la storia. Benissimo, questa è la pandemia da coronavirus, d'accordo? Forse è derivato dal, da un chirottero, da un pipistrello, l'origine del virus probabilmente sarà lì. Forse è stata invocata la presenza di un ospite intermedio, pangolino, in realtà non, non c'è nessuna dimostrazione reale di tutto questo, però il fatto sta che ha determinato quel pandemonio che abbiamo vissuto. Poi c'è stato uno spillover, che, abbiamo, che qualcuno chiama spillback, spillover inverso, insomma, fatto sta che dall'uomo poi, poi è tornato, comunque si è diffuso anche, si è trasmesso anche a diverse specie di animali selvatici, qua ce ne sono alcune, domestici e selvatici in realtà, anche in Italia ci sono stati diversi casi, li abbiamo descritti anche noi, nel cane, nel gatto, nei, nei visoni. Questo è il World Organization for Animal Health. Questo è l'elenco delle specie, ma vedete che ci sono i puntini alla fine perché sono un'infinità le specie animali che sono state infettate dal virus, da SARS-CoV-2. Perché sono state infettate tante specie animali? Perché la circolazione di SARS-CoV-2 nella specie umana è stata incredibile, è stata incredibile. Per cui qualsiasi animale che aveva a che fare con l'uomo in qualche modo si è infettato. La stragrande maggioranza degli animali che vedete elencati lì sono animali presso gli zoo. Ok? Quindi bastava che il custode avesse il coronavirus SARS-CoV-2 e lo trasmetteva agli animali. Anche questa dimostrazione anche della plasticità del virus. Eh? Non ce ne hanno mai parlato di questo aspetto? Sì, ne, se ne è parlato molto poco in realtà. Se ne è parlato molto poco. Adesso lo, lo trattiamo, velo seppur velocemente. Insomma, ecco questo qui, per esempio, è un esempio interessante. Nel Visone ci sono state epidemie incredibili di SARS-CoV-2, eh, di, SARS -CoV di Covid-19. Il Covid-19 è la malattia dell'uomo. Però insomma, di fatto il virus è lo stesso, eh, SARS-CoV-2. Perché? Di nuovo, perché gli allevamenti di Visoni allevano gli animali in queste condizioni, sono, vivono in batterie, in gabbiette piccole piccole, si, si sono strettamente a contatto l'uno con l'altro. Per cui virus che si trasmettono per via respiratoria possono trasmettersi facilmente quando c'è una densità di animali così elevata. E, e vedete qui ci sono i paesi, non leggo, ci sono i paesi degli allevamenti, vedete che c'è pure l'Italia eh, nei quali sono stati colpiti gli allevamenti, insomma. E, quello che è successo in eh, Danimarca è abbastanza emblematico, lì mi sembra che siano 6 milioni di persone, qualcosa di questo genere. Però di fatto hanno avuto un'epidemia un negli allevamenti di visoni pazzesca, una diffusione del virus nei visoni incredibile, tanto che le autorità si sono trovate poi nel, nelle condizioni di dover abbattere tutti i visoni che avevano in. Eh, negli allevamenti danesi, per cui parliamo di 17 milioni di visoni a fronte di 6 milioni di popolazione. Cioè erano più, più gli animali infetti in Danimarca che non... è, è un, come dire, un paragone un po' sbagliato, è un po' azzardato, però tanto per, per dire, insomma, erano più gli animali infetti che non le persone infette. Lì era una, era una pandemia nel, 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 nei visoni più che negli, negli animali. Fatto sta che, insomma, nelle aree dove si allevavano i visoni è cominciata a circolare una variante una variante del virus che non circolava nell'uomo, quindi si è sviluppata nel contesto dell'animale, chiaramente il virus si adatta e trova percorsi evolutivi diversi nel, a seconda delle specie che, che infetta, si è sviluppata questa variante, questo cluster 5, che poi però ha cominciato a circolare anche nell'uomo, per cui l'autorità in quella situazione di pandemia globale e di... Di difficoltà estrema nel, anche nell'immaginare politiche di, di, di contenimento dell'infezione, dell ha deciso di abbattere tutto, sono stati abbattuti 17 milioni di visoni e fortunatamente si è deciso anche di smettere con l'allevamento dei visoni, che pure è una buona notizia, devo dire dal mio punto di vista, così come è successo anche in Italia quei tre allevamenti che avevamo, eh, siccome c'è stata l'infezione anche lì, eh, hanno smesso di, di produrre, si è deciso di smettere l'allevamento la, dei visoni in Italia. Altra cosa interessante è quello dell'Odocoideus del virginianus, che è questo cervo della coda bianca, molto diffuso negli Stati Uniti. Sicuramente qualcuno di voi che è stato negli Stati Uniti l'ha visto, perché sta in giro per le, per le città, soprattutto nei paesini più piccolini, insomma, quelli ai margini dei boschi si vede comunemente. E, bene il 30% del 33% dei cervi campionati in quella, in quella zona erano positivi, avevano le tonsille. Positive a SARS-CoV-2. Anche qui, strano, insomma, qui non parliamo più di animali detenuti dentro le, le, le gabbiette, ma parliamo di animali selvatici. E questi, questi lavori sono stati ripetuti anche in altre aree e si è visto che praticamente in tantissime aree degli Stati Uniti c'era una prevalenza dell'infezione del, dell da SARS-CoV-2 negli animali sorprendente. Questo da una parte ci dice quanto il contatto dell'uomo con gli animali selvatici. Apparentemente, come dire, eh, del tutto casuale, poi in realtà sia frequente ed efficace anche in termini di trasmissione. E la cosa interessante è che non solo, appunto, si è trovato il virus nei cervi, ma poi si è visto che i cervi se lo trasmettevano tra di loro. Per cui quello che si è visto è che si sta creando, si è creato sostanzialmente, un serbatoio nuovo. Di nuovo, insomma, un serbatoio che prima non esisteva di SARS-CoV-2 in una specie selvatica. Ora capite che di nuovo eh, i percorsi evolutivi di un virus sono molto diversi, se, se si sviluppa, se avvengono nell'uomo, nel, negli animali o altrove, sono totalmente imprevedibili. Adesso, quello che succederà nel cervo dalla coda bianca è difficile capirlo, non, non lo sappiamo che succederà. Si è creato però un serbatoio di SARS-CoV-2 che è una, un aspetto che le autorità sanitarie naturalmente devono considerare. Ieri su Repubblica c'era sempre, negli, nello stesso cervo peraltro, nello stesso cervo dalla cola bianca, diverse specie eh, nel Muldeer eh, negli Stati Uniti c'era questo cervo, come l'hanno chiamato, cervo zombie, eh? non so se l'avete visto. Eh, quella è una malattia da prioni, analoga alla, alla mucca pazza. Okay? Lì Pure. È un'altra malattia della quale si è perso completamente il controllo, non c'è possibilità di controllo, lì sta andando libera e, 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 e sta combinando dei, dei grandi guai, sempre per colpa nostra. Perché poi dicevo che gli uomini eh, hanno contatti molto ravvicinati con le specie selvatiche. Tenete presente che negli Stati Uniti i cervi si vengono eh, spostati in continuazione perché c'è il game farming. Per cui. Ci sono queste, questa forte industria della, della, della caccia, per cui gli animali vengono spostati da un ranch all'altro, da, un da, un diciamo, da, un da una riserva di caccia all'altra e si spargono agenti patogeni di qua e di là. Poi c'è abbiamo detto l'agente infettante, l'abbiamo visto. Abbiamo visto quanto è plastico, SARS-CoV-2, per esempio. Poi c'è eh, eh, il serbatoio. Le specie animali che, nelle quali questi agenti infettivi albergano. Dottor Bianucci mi dice quando stiamo a metà del percorso? Sì, siamo ancora qui. Okay. E quindi le specie serbatoio. Ora, quando parliamo di specie serbatoio, qui stiamo parlando di specie animali selvatiche, no? Perché, tutto sommato, gli allevamenti di bovini, di suini, eccetera, li teniamo abbastanza sotto controllo. Insomma, i veterinari. Ci spendono grandi, grandi sforzi per tenere in salute i nostri animali domestici, diciamo, sia che siano pet, sia che siano animali di interesse zootecnico. Gli animali selvatici, benissimo. C'è chi si è divertito a stimare. Devo dire su PNAS, quindi riviste prestigiose. Sono usciti diversi lavori che hanno stimato, calcolato attraverso modelli loro, eh, qual è la biomassa dei vertebrati terrestri sul pianeta. Benissimo. Vertebrati terrestri sul pianeta, parliamo quindi dei leoni, dei topolini, dei, dei topi ragno, e, e dei retti, degli anfibi e dei mammiferi. Benissimo, questa è la dimensione. L'uomo e i mammiferi domestici rappresentano il 98% della biomassa dei vertebrati terrestri. Cioè, il 98% dei vertebrati terrestri sono rappresentati da uomo bovini, suini, polli, pecore e capre, il 98%. Nel 2% che rimane ci sono i leoni, i toporagno, eh, i serpenti, gli elefanti. Abbiamo cambiato proprio i connotati alla vita sul pianeta. Voi pensate che l'agricoltura... Eh, L'allevamento forse risalgono insomma a 11-12 mila anni fa, ok? Bene, in 11 mila anni, in 10 mila anni siamo riusciti a cambiare. In, in quel momento praticamente c'erano solo animali selvatici, poi c'era una piccola fettina di, 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 di uomini che abitavano il pianeta. Ma il 100, il 99,9% della, della biomassa sul pianeta erano animali selvatici. Ora sono ridotti al 2%. Quando parliamo di. Ehm, di pandemie, dobbiamo pensare anche a queste cose. Difficile parlare di epidemiologia delle malattie infettive se non parliamo delle specie animali che sono gli ospiti di questi agenti infettivi. Nel momento in cui cambiamo la geografia e la, la composizione delle specie ospiti e cambiamo anche tutta la dinamica delle infezioni e la, e la circolazione degli agenti infettanti. E certo è che oggi gli agenti infettanti si trovano una tavola apparecchiata con questi 8 miliardi di esseri umani, con questi tanto, tanto, tanto di più di bovini, suini, eccetera, eccetera. Quindi nel momento in cui una, un agente infettante è capace di arrivare a noi, poi fa quello che, che abbiamo visto durante la pandemia, no? I chirotteri, i pipistrelli sono specie che sono state indicate come, ma forse sono degli animali particolarmente proni a, essere, a ospitare agenti infettanti pericolosi per l'uomo. In realtà non è così. I, i, i pipistrelli sono tra le classi dei de, de vertebrati, sono tra, tra, le, tra le componenti... Più, più numerose assieme ai roditori, per cui albergano anche tanti agenti infettanti. Eh, vedete, questa qui è una cartina in cui, eh, che descrive qual è la densità di specie di, di, di pipistrelli sul pianeta. Vedete che la maggior densità c'è in Sud America, mentre poi noi lo spillover, SARS-CoV-2 è solo uno dei tanti, eh, ma ci sono tantissime, eh, tantissimi spillover dovuti ad altri virus, sempre provenienti dall'estremo oriente in generale. Perché questo? Non lo so, però certamente c'è una componente che è l'uomo, appunto di nuovo, adesso andiamo nell'altra componente del, 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 dello spillover, che è l'uomo. Eh, nel, Nell'estremo oriente, così come in Australia, ci sono le, i grandi pipistrelli. Quelli che possono essere una fonte di alimento per l'uomo, perché il piccolo pipistrello che sta da noi c'è poco interesse gastronomico, diciamo. Mentre lì sì, e allora ecco che si verifica una di quelle, di, quelle, di quei rettangoli che abbiamo visto nella diapositiva iniziale: no? ci deve essere la trasmissione, ci deve essere l'esposizione dell'uomo al virus. Ora è evidente che un virus che sta tranquillo nel... qui per esempio, un virus che stava tranquillo in un pipistrello, in una volpe volante, nella foresta pluviale, viene preso, portato su un, su un banco di un mercato e poi nella, nelle case di qualcuno. Beh certo, queste sono le condizioni per le quali poi si verifica lo spillover, si annullano tutte quelle... Quelle, quei, quelle barriere. Ovvero questi qui, per esempio questo qui è, una, è una, un centro di recupero di volpi volanti nel, in, 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 in Australia. E questi sono i famosi pangolini, no? che sono una prelibatezza gastronomica. Tenete presente che nell'estremo oriente, in Cina, è diventata una... hanno sempre consumato, diciamo, bush meat, eh, carne carne selvatica, ma diciamo che adesso è diventato un vezzo, un vezzo gastronomico, è diventato anzi un, un, uno status symbol eh, consumare carne eh, di questi animali particolari e il pangolino a me ne sta facendo le spese, le spese abbondantemente l'ambiente poi è quello che, che, che un po raccoglie il tutto questo qui è un altro virus non è più SARS-CoV-2, è ENDRA um, un Enipavirus che ha il suo serbatoio di nuovo nei pipistrelli, in questi grandi, questi megachiro. Che se lo circolano fra loro. Eh, C'è quel circoletto là sopra. Eh, tra di loro se lo, se lo, si infettano tra di loro senza mostrare sintomi, stanno bene, non hanno grossi problemi. Naturalmente lo eliminano con le feci, con le urine, lo eliminano quando vanno sugli alberi a mangiare. Sono animali frugivori, sono animali che si nutrono di nettare. E poi naturalmente rilasciano i loro feci lì, quando stanno sugli alberi e i cavalli. Perché cominciò, la storia di Endra comincia così: un cavallo, nel Brisbane insomma, si ammala, eh, viene portato dal veterinario, il veterinario dice probabilmente è un'intossicazione, un, un avvelenamento, eh, l'animale muore dopodiché si ammalano il giorno dopo anche gli altri animali della scuderia si è cominciato a dire non è un avvelenamento forse è un'infezione nel frattempo si ammalano anche il fantino e i, i, insomma, i coloro che, che accudivano questi animali e uno di questi muore quindi insomma si crea il primo focolaio importante di, di questa malattia Endra e, perché il... Il, il, il cavallo diventa una sorta di, di tramite, no? di ponte tra l'ambiente selvatico dove raccoglie il virus lasciato dai pipistrelli e lo porta nella scuderia verso l'uomo. E c'è questa Raina Plowright che ha studiato tantissimo l'ecologia, e torniamo alle relazioni, l'ecologia del virus Endra l'ha studiato e ha visto per esempio che le... ha studiato tantissimi episodi di spillover. Negli anni si sono ripetuti piccoli focolai che si ripetevano più di uno l'anno e spesso coinvolgendo anche eh, esseri umani oltre che cavalli. E si è visto per esempio che avvenivano sempre nell'inverno nell australe, quindi nei mesi di luglio-agosto, che avvenivano in specifiche aree, Adesso non vi tedio su questo, ho fatto un sacco di studi, vado avanti veloce, ma di fatto quello che è, è riuscito a vedere, perché ha studiato per esempio l'utilizzo del, del territorio da parte dei pipistrelli, ha studiato l'effetto del clima, per esempio il nigno ha un effetto importante sul, sul, sull'andamento dell'infezione e quindi anche sulla possibilità dello spillover. E, sulla densità di popolazione, sulle dinamiche di popolazione dei pipistrelli, sugli spostamenti dei pipistrelli, sulla, sulla, sulla fioritura e sulla fruttificazione degli alberi dove i pipistrelli si andavano ad alimentare. Ha visto che sostanzialmente la deforestazione, la frammentazione dell'habitat dei pipistrelli ha portato i pipistrelli a mobilizzarsi su territori molto più ampi, a colonizzare le città, ad andare ad alimentarsi vicino a, né, né, sugli alberi dove, dove fruttificavano, i, dove c'erano era, i frutti dei quali si alimentavano anche nei centri urbani, in un, in un, in un uh, Rust, come li chiamano queste grandi aggregazioni di pipistrelli, ce n'erano diverse centinaia di migliaia nel, in piena città, e, mh, nonché ha visto che i, i, i periodi di stress dei pipistrelli, perché, per esempio, non c'era non c'erano frutti e quindi gli animali erano particolarmente stressati e i virus si replicavano con maggiore intensità, la, la probabilità di spillover era maggiore e quindi ha, ha studiato tutte le dinamiche e sostanzialmente è riuscita a fare un modellino che è capace di informare le autorità sanitarie del pericolo per quell'anno dello spillover, in base al nigno, in base a tutta una serie di di piccoli parametri. Questo per dire che lo studio dell'ecologia dell degli agenti infettanti, adesso ve l'ho semplificata e, e forse un po' anche banalizzata, ma insomma lo studio dell'ecologia degli agenti infettanti, cioè lo studio delle relazioni con gli alberi, con i frutti, con, la, con il clima, con i territori, eccetera, ci può dare informazioni utilissime a capire il rischio che anche la popolazione umana può andare incontro nei momenti, in certi momenti e qui diciamo che questo che cosa? Ah, beh, vabbè, no, niente, per tornare, insomma, alla nostra, alla nostra realtà. Questa eh, c'è stato negli anni scorsi c'è stato uno delle più grandi eh, epidemie di influenza aviaria eh, registrate in Europa, eh, H5N1. E l'Italia è stata particolarmente colpita: gli allevamenti italiani di, di avicoli, di, di polli e tacchini sono stati particolarmente colpiti. Adesso, questa qui è una diapositiva vecchia, ma insomma, quella lì è l'area del Veneto nella quale si sono concentrati tutti i focolai. Tenete presente che in un singolo capannone ci potevano essere 900.000 polli, okay? una, una densità incredibile. Benissimo, in quelle condizioni, naturalmente, si creano le condizioni migliori. Quella densità di popolazione è tale da creare le condizioni migliori per il virus di trasmettersi da un animale all'altro. Quindi quel capannone con 900.000 polli diventa una specie di polveriera. Ora, il fatto che ci sia quella concentrazione di animali in un singolo allevamento e quella concentrazione di allevamenti in un singolo territorio fa sì che quel territorio sia un territorio a rischio per certi versi. No? Siccome poi quel territorio insiste vicino una delle ultime grandi aree umide d'Europa, che è la Laguna Veneta, il delta del Po, dove quei poveri, quelle povere anatre che migrano dal, dal, dalla, dalla, dalla Russia e dal nord Europa all'Africa si devono trovare a passare, insomma, beh, insomma, si sono create le condizioni perché abbiamo bonificato tutto, abbiamo bonificato tutte le. le gli stagni retrodunali della dorsale tirrenica e della dorsale adriatica, per cui si fermano lì e poi poco altro si creano da una parte nel, 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 in ambito domestico queste situazioni, e in ambito selvatico queste altre situazioni. Insomma, quell'area è un'area uh, un particolarmente a rischio. Perché? Perché non si è guardata l'ecologia del virus dell'influenza. Okay? Benissimo, dopo aver come dire. Guardato alle pandemie e a come le pandemie vanno, vanno osservate con uno sguardo ampio, eh? perché ci, quello sguardo ampio ci consente di interpretarle al meglio, quindi di prevenirle ed eventualmente di gestirle al meglio. Parliamo invece dell'altro ambito che vi, accenno, che vi anticipavo prima, quello della sostenibilità dei sistemi alimentari. Che cos'è il sistema alimentare? Il sistema alimentare è tutto quello che gira attorno a. Al food dalla produzione primaria, quindi carne, allevamento e eh, agricoltura, per arrivare al consumo e alla, come dire, ai, ai, ai rifiuti, ok? Quindi la, la produzione, la processazione: quando parliamo di alimenti, parliamo pensiamo immediatamente alla bistecca, ma dobbiamo pensare agli alimenti processati alla, alla, alla merendina alla, voglio dire che dietro c'è un'industria un e c'è una tecnologia incredibile, ne parlavamo prima con Dario insomma la distribuzione il marketing, il consumo noi abbiamo una responsabilità enorme eh, il waste la, 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 la riciclo, il riciclo le, l'eliminazione dei rifiuti eccetera quindi tutto Benissimo, questo è il quadro di riferimento che dal mio punto di vista è la diapositiva che dobbiamo avere un po' in mente quando sia ci occupiamo di pandemie, ci occupiamo di questo, ma insomma il driver di tutti i nostri problemi è questa curva, siamo tantissimi sul pianeta, siamo diventati in pochissimo tempo, siamo diventati 8 miliardi e entro il 2050 supereremo i 10 miliardi. E quello che ci dicono le stime delle Nazioni Unite è che aumenteremo la nostra domanda di alimenti del 50%, del 70% di proteine. Quindi questi 2 miliardi che ci separano dal, dagli 8 attuali ai 10 eh, del, del 2050 ci porteranno ad a dover incrementare la produzione di proteine del 70%. Dove le produciamo queste proteine? Da dove lo prendiamo questo, tutto questo alimento? abbiamo un gap incredibile perché non abbiamo territorio dove coltivare o produrre altro alimento sul pianeta sostanzialmente tutte le aree coltivabili sono già coltivate ok questa è la situazione oggi l'agricoltura e parlo di agricoltura per dire anche zootecnia l'agrozootecnia eh, occupa il eh, scusate occupa il 38, 6, insomma il 40% della superficie utilizzata dall'uomo. Tenete presente però che quella non utilizzata dall'uomo, che è questa qui grande grigia sulla, sulla sinistra, è occupata da tundra non coltivabile, alta montagna non coltivabile, poi, insomma, poi proveremo a terrazzare le Dolomiti, non, spero che non di non esserci, e, i deserti, non li possiamo coltivare, le foreste le possiamo deforestare, quello sì, e lo stiamo facendo, infatti. Poi le, urba, le, le aree urbane, le, le, aree, le aree industriali occupano relativamente poco spazio. Quello che il grande è occupato dall'agrozotecnia. Cioè, l'agrozotecnia è l'industria la, più importante in termini di consumo di suolo. Quello di cui parliamo in qualche modo eh, oggi in questa. In questa chiacchierata, eh, ha a che fare con i trattori di questi giorni, ha a che fare con eh, la, 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 la discussione sulle carni coltivate. Ora non entriamo in politica, però sono temi estremamente attuali e che si riferiscono proprio a questo. Quindi, quasi tutta la nuova produzione alimentare dei prossimi 25 anni dovrà provenire da terreni agricoli già esistenti. A meno che appunto non vogliamo defor continuare a deforestare e a giocarci gli ultimi pezzetti del nostro polmone verde, quello che, quello che, che vedete è che peraltro non solo come dire, eh, c'è una grande c'è una grande eh, coltivazio la coltivazione del, del, eh, dei cereali, insomma, o comunque degli, degli alimenti per, per l'uomo. È importante, ma è molto importante anche la coltivazione di eh, vegetali per l'allevamento, soprattutto mais. Ok? Per l'allevamento. Vedete qui, peraltro, quindi, molto del terreno agricolo di cui parlavamo prima serve per produrre mangimi, non per produrre cibo per l'uomo. Altro elemento che fa pensare è che molto del terreno agricolo serve a produrre non alimenti, non cibo per gli animali, ma biocarburanti. Quello che c'è di buono è che molti dei terreni agricoli oggi presenti, oggi coltivati, possono rendere di più, per cui eh, questo gap può essere in parte colmato dal miglioramento delle pratiche agricole, quindi dal miglioramento della resa dei terreni. Naturalmente questo significa chimica, significa intensificazione delle colture, significa rischi di altra natura evidentemente, mentre noi vogliamo tutti quanti mangiare più sano e quello di cui si discute oggi, perché il Green Deal prevedeva questo, ridurre del 50% l'utilizzo di, di, di pesticidi in agricoltura. Tenete presente che dal, negli ultimi dieci anni è quasi duplicato l'utilizzo il, il, il di, di, di pesticidi in Europa in agricoltura. E, e beh, Se vogliamo far produrre di più le terre, dobbiamo introdurre altri elementi di rischio. Sono cose che dobbiamo, che dobbiamo valutare. Poi, oltre a essere il food system, oltre a essere il il primo responsabile in termini di consumo di suolo, e l'abbiamo visto, è uno dei primi responsabili assieme al settore della produzione energetica di emissioni di gas climalteranti Il 30% dei gas climalteranti a livello globale deriva dal food system. Siamo 8 miliardi, vogliamo mangiare e mangiare molto. La deforestazione, questo lavoro su Science, ci dice che tra il 90 e il 99% della, della deforestazione nei tropici, cioè nelle aree pregiate del nostro pianeta, cioè la deforestazione di una, di una foresta pluviale significa perdere biodiversità in maniera eh, come non in nessun altro posto del mondo, evidentemente. E il 99%, 90-99% della deforestazione è dovuta all'agricoltura. 10 milioni di ettari all'anno ci giochiamo, grosso modo, la superficie dell'Austria. Questa vabbè, è un'immagine della, della Cambogia, dal 2001 al 2016. E, la perdita di biodiversità. Questo è un lavoro di qualche anno fa di Nature che ci racconta ci dice che the most unique feature, of del, del no, un aspetto unico del nostro pianeta, è l'esistenza della vita. È il, il più straordinario. Uh, aspetto della vita è la sua diversità. Non esiste, vi non esiste vita se non, se non c'è diversità. È l'essenza, è l'emblema della vita la diversità. Però ce la stiamo giocando tutta come vi dicevo prima: no? il 2% della, della, della biomassa sul pianeta, di vertebrati terrestri sul pianeta, è, bio di è biodiversità. diciamo Il resto sono cinque specie. Gli anfibi stanno messi malissimo. Un, un, un uccello su otto, una specie di, 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 di aviare su otto è in pericolo di estinzione, uno su quattro di mammiferi, uno su quattro di conifere, uno su tre di, di anfibi e via discorrendo. Quindi, a partire dall'alba dell'agricoltura, che abbiamo detto grosso modo tra i 10-15 mila anni fa, la biomassa rappresentata dagli esseri umani e dalle specie domestiche del pianeta ha registrato una crescita enorme, rappresenta oggi il 98% della biomassa costituita dai, dai vertebrati terrestri rispetto allo 0,1%. Cento, di 10.000 anni fa. Naturalmente quando parliamo di biomassa, quando parliamo di perdita di biodiversità va sui giornali o comunque impatta molto direttamente sulla nostra vita quando per esempio colpisce le api e diciamo gli impollinatori in generale sono tantissime le specie di impollinatori. Noi riusciamo a stento a dire che lo sono le api e forse qualche altro, qualche altro insetto, ma poco più, ma in realtà ci sono mammiferi, ci sono eh, rettili che, che, che fanno, che sono, fungono da, da, da impollinatori e, e hanno un, un valore immenso appunto, il valore del, 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 degli impollinatori è di 10 milioni di dollari annualmente nella, nel, negli Stati Uniti. E purtroppo però molti dei fattori di impatto più importanti della salute eh, sulla salute degli esseri umani, degli animali e degli ecosistemi sono economicamente invisibili. Cioè ci rendiamo conto e ci preoccupiamo, come va sui giornali, dell'estinzione o del pericolo che, di cui soffre una certa specie perché quella specie ha un valore economico, per cui gli apicoltori, per esempio, Insorgono per il glifosato o per qualche altro pesticida. Quindi, insomma, in conclusione, l'industria agrozotecnica occupa quasi il 40% della superficie globale eh, occupata dall'uomo, rendendo gli ecosistemi agricoli i più grandi ecosistemi terrestri del pianeta. Ecco, eh, noi siamo abituati a pensare agli ecosistemi a qualcosa di selvatico: l'ecosistema agricolo, ma anche quello urbano. Insomma, gli ecosistemi agricoli sono gli ecosistemi. Più grandi, più estesi del pianeta. E uomini ed animali domestici rappresentano il 98% della biomassa dei vertebrati. La produzione alimentare è responsabile del 30% dell'emissione globale globali di gas serra e del consumo del 70% di acqua dolce. E il, e nella, e la trasformazione della terra per la produzione alimentare è il singolo motore più importante della perdita di biodiversità. Ora, questa, tutto questo quadro drammatico che vi ho raccontato lo confrontiamo con un'altra dimensione che è quella della salute dell'uomo sul pianeta queste cartine non leggete lasciate perdere guardate solamente il colore della, delle carti, della cartina vedete che negli anni 60 il mondo era verde sostanzialmente è molto azzurro azzurro blu cioè sostanzialmente in verde i paesi in cui si consumava adeguatamente, c'era un'alimentazione un adeguata, quelli in, in azzurro, i paesi Africa soprattutto, ma anche i eh, paesi asiatici, India, dove si soffriva la fame, lì in que, negli anni 60 si moriva di fame in quei paesi, poi si è passati pian pianino al rosa e oggi praticamente l'azzurro quasi non esiste più, in realtà poi ci sono sacche orribili di azzurro e la pandemia le ha acutizzate, eh, ma sostanzialmente ci stiamo spostando da un pianeta denutrito a un pianeta sovralimentato, in sovrappeso e obeso, con tutto il carico di malattie che comportano queste condizioni. Sapete benissimo che l'obesità, il sovrappeso si portano appresso diabete, malattie metaboliche, malattie cardiovascolari, eh, tumorali e quant'altro. È schizofrenica il quadro che abbiamo descritto da una parte cerchiamo di produrre di più facendo male al pianeta e dall'altra questo produrre di più lo utilizziamo per sovralimentarci e farci male da soli devo dire no è veramente schizofrenico però ci offre allora uno spazio di manovra questi, questi sono i consumi di, delle diverse categorie di alimenti nel tempo, in rosso sono le proteine che hanno avuto un'impennata un, un importante, perché, perché di fatto poi i paesi emergenti vogliono consumare come consumiamo noi e noi come consumano gli americani. Io mi ricordo quando arrivò McDonald's a Roma in Italia, dicevamo ma vabbè, ma chi, se, ma, ma chi ci va da McDonald's in Italia? ci andiamo tutti, c'è poco da fare. E sta succedendo un po' negli altri paesi, nei paesi emergenti che vogliono appunto consumare come nei paesi occidentali, sta succedendo quello che succedeva nel dopoguerra da noi, no? ci siamo eh, resi conto che, che era possibile consumare carne più di una volta ogni dieci giorni, una volta al mese, insomma. Il punto è allora, come possiamo... Alimentare la futura popolazione di 10 miliardi di persone con una dieta sana entro i confini planetari, cioè stante le risorse che abbiamo, senza giocarci il pianeta sul quale abitiamo. E allora ci sono tantissimi documenti. Potete, questo qui è uno dei tanti, ma racconta bene, ma potete cercarli ovunque. E ci raccontano appunto come muovere verso un sistema alimentare sostenibile. E, e c'è chi ha, ha anche immaginato una, una planetary diet, c'è la, la Eat Lancet Commission che è stata molto criticata, però è un tentativo, è un tentativo anche molto interessante eh, di mostrare come cambiare le nostre abitudini alimentari fa bene a noi stessi e fa bene al pianeta. Okay? che è un po' il messaggio con il quale poi vi lascio, ma insomma, a livello globale il passaggio a diete più salutari rispetto a quelle verso cui la popolazione umana inizialmente nel mondo occidentale, oggi nel mondo globalizzato si sta indirizzando può arrivare a prevenire 11 milioni di morti prematuri di adulti e guidare la transizione verso un sistema alimentare sostenibile che entro il 2050 riesca a garantire cibo sano per tutti entro i confini planetari. Appunto, dicevo, quando parliamo di, di, di Raina Plovright, che è la ricercatrice che nel Brisbane eh, ha studiato i pipistrelli, ed è arrivata a dire, guardate che dobbiamo ripiantare alberi, dobbiamo riforestare le aree che abbiamo deforestato, perché se no ce li troviamo in casa i pipistrelli. Allora, riforestiamo le aree che abbiamo deforestato o comunque cerchiamo di, di creare le condizioni ambientali perché i pipistrelli possano vivere la loro vita per conto loro, noi possiamo vivere la nostra vita per conto nostro, sani gli uni e sani gli altri, di nuovo, i co-benefici. E la stessa cosa è qui. Alimentiamoci, alimentarsi meglio significa far del bene a noi stessi e far del bene al pianeta. Il messaggio dei co-benefici, per esempio, è uno di quegli, eh, di quei, eh, come dire, spazi di manovra che in questo clima buio che, che abbiamo raccontato e che purtroppo ci circonda in questo momento, eh, ci può aiutare a, a, a muovere eh, verso, verso il futuro. Chiudo qui. Dicendo che la pandemia Covid-19 ha risvegliato l'interesse nei confronti del paradigma one health, e questo è buono. Fare one health significa avere questo sguardo ampio sul concetto di salute, ma è uno sguardo che, che voi siete giovanissimi, insomma, mi permetto di dirlo. Che vi consiglio di avere su tutto, nel senso che ognuno di voi poi si specializzerà in qualche cosa e guarderà le cose come, come me, che guardavo i prioni, no? E, su qualche cosa di molto di dettaglio, però no, abbiate la curiosità e la voglia di, 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 di mettere le vostre conoscenze specifiche in un contesto ampio, abbiate la voglia di, di guardare oltre, di spaziare le, 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 la vostra conoscenza. L'altro giorno sentivo che ehm, non c'è conoscenza senza integrazione dei saperi, che è la verità, ok? Possiamo sapere tanto. Ma conoscere poco se poi questi saperi nostri non li integriamo con quelli degli altri. E la One Health aiuta a far questo perché, come dicevo prima, non c'è settore, io non so, voi sarete magari la maggior parte eh, afferenti a discipline o futuri iscritti all'università in ambito scientifico. Ma i sociologi, i, 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 gli economisti, gli antropologi fanno tutti parte della famiglia della One Health. Eh, Wilson, è, che, che articolo, Wilson, che era questo Wilson, che era un... ha coniato il termine biodiversità, era una, un entomologo, anzi un mirmecologo, si occupava di formiche eh, statunitense e ha, e ha fondato la sociobiologia sostanzialmente. Beh, lui insomma era uno che, che, una persona affascinante che diceva noi... Risponsiamo animali, rispondiamo alle stesse regole di tutti gli altri animali, delle formiche, delle api, dei, dei, degli elefanti, però certamente abbiamo qualcosa che ci differenzia, abbiamo una capacità di immaginazione, abbiamo una capacità di costruzione nella nostra testa e allora abbiamo una responsabilità in più. Siamo, Dobbiamo essere l'intelligenza dell'universo e allora questa è un po' la sfida che, che anche la One Health ci ci offre, e senza permetterci di pensare di essere il Dio creatore, no? perché di fatto quando ci collochiamo, se, 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 se ci collochiamo al di fuori, che è quello che facciamo regolarmente, eh, perché la nostra, il nostro punto di vista è un, un punto di vista prettamente antropomorfico, antro, eh, come dire, che, che, che vede l'uomo un po' l'attore di tutto, ma è sbagliato, insomma, noi siamo dei dei coprotagonisti di una realtà, però certo siamo dei coprotagonisti un po' particolari e allora quantomeno un po' di intelligenza, come diceva Wilson, ce la dobbiamo mettere. E allora, la One Health significa avere uno sguardo ampio sul concetto di, di salute, l'insostenibilità si riverbera in, in innumerevoli ambiti, dal dallo spillover dei microorganismi alla, alla schizofrenia del sistema alimentare, l'ambiente, ecco l'ambiente, tutte le discipline che avranno a che fare, che con l'ambiente, con il recupero, con l'environment restoration, adesso c'è una legge che, che parla di questo a livello europeo. Sono discipline e quindi ambiti anche di, di, di competenze importanti. E, e vabbè, finisco col dire che un po' di difficoltà il cambiamento inevitabilmente lo, lo, lo trova, come sempre, però qualche segnale lo abbiamo. Per esempio adesso si parla tanto di One Health, addirittura c'è un dipartimento al Ministero della Salute, One Health c'è cioè un intergruppo parlamentare. A livello europeo vi garantisco che la, la, la dimensione dell'ambiente integrata nella One Health si è fatta strada ed è diventata consapevolezza forte. Le resistenze arrivano chiaramente dal mondo delle produzioni, da chi ha interessi forti a, a resistere. Mi fermo qui e vi ringrazio. Applausi. Grazie, grazie professor Grimi. Eh, io vorrei riallacciarmi proprio alle ultime cose che ci ha detto. Eh, una eh, riguarda la sensibilità europea a questi temi che però non trova eh, riscontro talvolta e l'abbiamo visto in fatto di agricoltura, col movimento dei cosiddetti trattori, l'abbiamo visto in, anche in reazioni... Politiche ben precise, con delle etichette politiche ben precise, non trova una accoglienza molto favorevole, anzi, trova incontro delle gravi difficoltà. E una delle obiezioni che vengono fatte è: sì, noi europei eh, a nostre spese potremmo eh, aderire a questa nuova linea eh, one Earth e tenere conto, per esempio, del, della limitazione delle delle coltivazioni in modo da non eh, sovrasfruttare il terreno, potremmo limitare i consumi di carne in modo da non inquinare eccessivamente con le emissioni animali e così via. Ma una volta che l'abbiamo fatto, noi 500 milioni 450 milioni di europei ci sono gli altri 7 miliardi e mezzo di abitanti del pianeta che non fanno la stessa cosa. E quindi c'è un senso di eh, incongruità tra l'obiettivo che noi ci poniamo e la possibilità reale di raggiungerlo. Questa è una prima, una prima domanda che volevo farle. E la seconda è proprio agganciata di nuovo a quello che ci diceva, alle professioni, alle scelte eh, culturali, universitarie. Eh, è stato molto interessante sentire che abbiamo bisogno anche di antropologi, abbiamo bisogno di sociologi eh, e abbiamo bisogno Soprattutto questo è il messaggio più importante che io eh, ho colto e che credo le interessi molto. Abbiamo bisogno di una visione, di uno sguardo allargato che abbia una visione eh, di intersezione tra i saperi, in modo da eh, che questi saperi diventino conoscenza. È bellissima questa immagine che, che ci ha dato. Un conto è eh, sapere qualcosa. Sapere il Prione, si diceva, che, tra l'altro, è interessantissimo e che ha avuto un'importanza e ha un'importanza enorme anche a livello di ricerca fondamentale, eh, non sono poi passati neanche tanti anni da quando si, non si credeva ai prioni, no? per esempio, poi, poi ci abbiamo dovuto tutti credere. Eh, ed è stato dato credo un Nobel a chi di questi Prioni ha cominciato a occuparsi, eh, ecco, eh, noi dovremmo riuscire ad avere, oltre che la eh, conoscenza specifica, eh, che è il sapere i prioni, la conoscenza più generale, che è metterli in rapporto con tutto il resto. E allora quali possono essere le professioni future che magari non esistono ancora? Anzi, una cosa che ci ripeteva sempre Piero Angela quando facevamo questo tipo di incontri era, guardate, tra intelligenza artificiale trasformazioni tecnologiche e così via molte professioni sono già scomparse e ancora di più scompariranno e, eh, però quelle che compariranno saranno ancora più numerose ma non sappiamo quali siano ecco dal punto di vista di umberto agrimi quali professioni potrebbero nascere o comunque già esistenti potranno espandersi numericamente allora ehm... Parto dal, da quest'ultima, allora. Diciamo che è facile immaginare che eh, le, professioni attuali, le professioni attuali, o meglio, il sistema produttivo attuale eh, cercherà di perfezionarsi per produrre meglio. Dicevamo prima, dobbiamo produrre questo 50% in più con le stesse terre che abbiamo a disposizione. Beh, questa qui è già una sfida enorme dal punto di vista tecnologico, per cui si parla di agricoltura di precisione, per esempio, ma con il professor Pisignani si discuteva di quanto l'industria la, la, <clears throat> eh, alimentare sia un'industria avanzata, tecnologicamente avanzata. Pensiamo ai nanomateriali. Ieri mi ha mandato un collega che si occupa appunto di nanomateriali in alimentazione un uh, congresso che si occupa esclusivamente delle, dei nanomateriali, del, dell'utilizzo dei nanomateriali per migliorare la sostenibilità dei sistemi alimentari. Ok? Quindi, certamente, la fisica eh, è un altro di quegli ambiti, l'intelligenza artificiale, cioè tutti quegli ambiti. Per i quali eh, eh, le, che possono contribuire a migliorare la resa dei terreni piuttosto che la resa degli allevamenti e quindi produrre, produrre alimenti, gli alimenti che ci mancano sicuramente saranno sollecitati. Come dire, io penso che poi occorrerà però cambiare, ci troveremo costretti a cambiare paradigma. Cioè, il modello di sviluppo che abbiamo attualmente entrerà in, in crisi. Io non, non riesco a pensare che non sia così. E allora ci troveremo davanti all'incognito di cui parlava Piero Angela. Lì sarà tutta un'altra storia. E certamente però l'ecologo ci aiuterà a capire dove andare in qualche modo, perché quello che si occupa di relazioni, è quello che meglio conosce le relazioni, naturalmente con tutte le tecnologie che oggi l'ecologia ha a disposizione e che ieri non aveva, per cui ieri era un'ecologia un di osservazione, di campo, domani sarà un'ecologia di laboratorio e di modellistica, insomma, evidentemente. E eh, questa Però, è un'indicazione anche molto importante, no? quella che ci sta dando adesso, modellistica, la parola. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. È una parola chiave, eh, perché poi c'è un problema di risparmio: eh, ma, appunto, l'idea che l'intelligenza artificiale possa aiutarci a produrre informazioni risparmiando, perché quello che dicevo prima, la One Health ci deve aiutare a risparmiare, eh, altrimenti non, non eh, è utile. E di certe battaglie, che a me sembrano di retroguardia, che cosa ci dice? Per esempio, eh, dietro c'è una domanda che, che tanto vale. Rendere chiara eh, la nostra classe politica è preparata culturalmente. Sto pensando a certe battaglie di retroguardia o, o anche semplicemente la non sensibilità per il tema. Poi si può benissimo essere in disaccordo, ma di fronte alla carne coltivata, abbiamo visto una sollevazione di, di scudi, una, un, una, un alzare barriere direi prima ancora di sapere che cos'è, tant'è vero che non si parla di carne, mentre noi quando abbiamo degli ustionati parliamo di pelle coltivata e non ci scandalizza, eh, qui si parla di carne artificiale, di carne sintetica, ma è come la pelle coltivata, solo che in questo caso è muscolo. No? Però voglio dire, il tipo è, quel, è quando si parla di bioreattore eh, sembra che questa parola abbia delle... Delle assonanze con altri reattori, quelli nucleari, cioè viene fatto un terrorismo che eh, aiuta certe battaglie di, di retroguardia o comunque battaglie che forse non sono neanche di retroguardia, bisognerà poi vedere chi ha veramente ragione. Ma eh, ci impediscono di avere un, un approccio razionale a questi problemi, cercano in qualche manio, maniera di darci delle. Delle risposte che sono in realtà dei pregiudizi di chiusura a priori. Ecco, di fronte a questo, che cosa possiamo pensare, andiamo nel concreto, questa carne coltivata, a parte il fatto che credo che adesso una bistecca di carne coltivata, oltre a non essere attraente dal punto di vista gastronomico, abbia un costo tale che non è, non è proponibile, ma eh, in futuro le cose cambieranno sicuramente, no? se ci sarà sì. un modo industriale di coltivare. Ecco, che cosa dobbiamo pensare di queste cose? Dobbiamo continuare a macellare... Eh, milioni, miliardi di, di, di specie di animali, di, di individui animali come stiamo facendo, oppure forse ha senso, anche dal punto di vista, come dire, umanitario, tra virgolette, eh, ragionare sul, sul rendere meno cruente il nostro modo di alimentarci. Sì, l'esempio delle carni coltivate è particolarmente efficace nella discussione che abbiamo fatto oggi. Eh, mi fa che, che lei l'abbia ripreso perché di fatto eh, ci racconta le resistenze che noi abbiamo inconsce o, o strumentali eh, al nuovo. Eh, però i giovani lo sono molto meno, sono pierissimo, molto meno resistenti. Eh? Voglio dire, io quando avevo la vostra età non conoscevo nessun vegetariano non conoscevo nessun vegano e non sto a fare io non sono vegetariano non sono vegano però rispetto molto e anzi come dire ho un, ho un profondo rispetto di chi lo è perché ha fatto una scelta che è storica non è antistorica come, come quello di cui stiamo parlando in questo momento eh, cioè la, la, la vicenda della, della carne eh, coltivata per come la stiamo vivendo in questo momento in Italia è semplicemente antistorica, eh, non ha senso, non ha senso. Eh, noi non sappiamo dove produrre queste proteine, non sappiamo da dove, da, dove, da dove tirarle fuori. Vogliamo davvero pensare che dobbiamo continuare a deforestare l'Amazzonia, vi faccio vedere le immagini, ma su internet ne trovate quante ne volete, del disastro che sta facendo l'allevamento bovino in Amazzonia in generale nel sud, nel sud america è imbarazzante i grilli ora è chiaro che se a me mi vengono ma a te piacerebbe mangiare la, la farina di grillo figlio mio se, se possono mangiarla non me la mangio però devo dirti la verità se me la dai a me mi incuriosisce ma così pure la bistecca sintetica se me la dai mi incuriosisce me la mangio poi può darsi pure che lì per lì ciascuno di noi la maggior parte di noi dica no però di nuovo mangiamo le lumache, mangiamo i gamberi, mangiamo le cose più incredibili, eh? e non sa, popolazioni intere nel mondo eh, hanno nella loro dieta abituale larve di insetto, insomma. quello di cui stiamo parlando non è altro che trasformazione alimentare, è un, è un altro dei tanti prodotti trasformati di cui, di cui si parla. Oggi non, non ce l'abbiamo neanche nel piatto, per cui quando si dice è pericoloso, valutiamo il rischio. Valutiamo il rischio del nulla, non ce l'abbiamo ancora. In realtà non è vero: negli Stati Uniti ci sono diverse company che hanno rilasciato i loro dossier di produzione, in, in Israele anche c'è già, già la possibilità di comprarle queste, queste bistecche. Mi dicono peraltro che non sono neanche male, ma insomma, posso immaginare che in tempi rapidissimi, brevi l'industria produrrà qualche cosa di non semplicemente di palatabile, ma di buono. Detto questo, l'industria di trasformazione è un'industria che si porta presso una serie di problemi, di pericoli? Beh, certo, additivi aromatizzanti e via, conservanti e via discorrendo, ma sono pericoli che conosciamo molto bene così come conosciamo molto bene tutti i pericoli legati alla coltivazione delle cellule, insomma, li coltiviamo da, da sempre, insomma. per cui non sono come dire, dei rischi che non sappiamo valutare, li sapremo valutare bene, EFSA è quella deputata alla valutazione del rischio dei, nove, dei cosiddetti novel food e la carne coltivata è un novel food, valuterà anche quella come Tanto, tanti altri novel food di cui si sta parlando, compresi gli insetti, per esempio. Quindi, io ho uno sguardo di nuovo molto aperto sulla, sulla novità, eh, e mi fido anche della, della capacità dell'Europa, in particolar modo, di valutare, di valutare i, i, i rischi del nostro sistema alimentare, perché abbiamo un'organizzazione un particolarmente attenta in Europa e non altrove, insomma. Solo un cenno al fatto che l'Europa ah, non sì. è il mondo. L'Europa non è il mondo, effettivamente, e, e questo è verissimo. Eh, ciò nonostante, non possiamo esimerci dal partire. E devo dire la verità, però, anche se l'Europa non è il mondo, eh, il mondo corre. Le informazioni corrono, forse. Abbiamo ne... anche un dovere culturale, di... non c'è ombra di dubbio. Abbiamo un Siamo dovere ricchi e abbiamo la capacità di conoscere. Queste due cose vanno fatte contare. Non possiamo maniera. pretendere, ha perfettamente ragione. Non possiamo pretendere che, che il Sud Sudan faccia, faccia quello che facciamo noi. Insomma, e quindi ci vuole e qualcuno dire... che sia pioniere, che sia pioniere, che apra delle strade. Aprire strade è sempre una cosa affascinante e, 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 da, e da visionari. Dal mio punto di vista l'Europa sta dimostrando di essere visionaria rispetto alla sua responsabilità nella, nella transizione energetica, nel, nel, con il Green Deal, insomma, eh, di essere una pripista. Quindi crediamo anche nell'Europa, questa è un'altra un cosa che dobbiamo fare. E lì c'è tanto lavoro e ci sono nuove professioni. Eh, Grazie professore Grini. Grazie a voi. Oggi, oggi il mio computer ha taciuto, non ho ricevuto delle domande, però possiamo sempre farle col vecchio sistema, a parte che eh, ci sarà tra poco la valutazione di quello che avete ascoltato, quindi eh, tenetevi pronti per eh, riprendere il QR code che, eh, che avete avuto. Ma al di là di questo, c'è qualche domanda invece che volete fare direttamente invece di scriverla? Non vedo mani alzate e, e, e sono sorpreso perché e, si sono sentite delle cose che e, fanno nascere delle domande, delle curiosità, anche se, se volete anche del In dissenso. C'è una mano alzata? Prego. Arriva un microfono. Ci sono delle ah, domande? Sì. Eh. Che, um, non, era, non era una domanda? C sì, sì, ho ah, ho sì. scritto una domanda su Google uh, Forms. Non è arrivata. Non è arrivata, mi pare. Vediamo un po'. No, non eh. la vedo. Vabbè. Eh. Ce ne sono due. No. C la ringrazio per la presentazione. Grazie, ma è la, è la domanda io non riesco a vederla al momento. No, le domande c'erano, ma erano nascoste. Non era per il Ah, benissimo. Allora, eh, abbiamo ancora poi abbiamo dieci minuti, 5-10 minuti, cerchiamo di essere veloci. Il concetto One Health si fonda sul legame tra salute umana, animale e ambientale che ruolo potrebbe ricoprire il nostro stile di vita in questo? Beh, questo l'abbiamo sentito, il professor Agrimi ce l'ha detto. Le nostre abitudini alimentari, come ha menzionato, ad esempio un approccio improntato sulla dieta mediterranea o anche su uno stile di vita vegetariano-vegano, o è maggiormente in linea con il concetto di One Health. Che benefici o co-benefici ed eventualmente che svantaggi potrebbe portare, Diciamo che... A molte cose lei ha risposto, ma eh, qui c'è la famosa dieta mediterranea che viene fuori. Eh certo, ha ragione effettivamente chi ha scritto la domanda, perché di fatto la dieta mediterranea eh, andrebbe riscoperta in, quel, in quella prospettiva, proprio nella prospettiva della sostenibilità. Eh, dieta mediterranea <coughs> accoppiata, come giustamente ha scritto, agli stili di vita. Eh, noi, devo dire, ci stiamo, stiamo lavorando molto su questa, come istituto superiore, nel promuovere, nel tentare di, di promuovere e di riscoprire la dieta mediterranea. Obiettivamente siamo un paese che ha fatto della, della, del cibo una specie di mito, una specie di culto pagano, insomma. E a me piace moltissimo fare la spesa, cucinare, piace mangiare, quindi lo comprendo. Altrettanto, però, dobbiamo, come dire... Eh, essere consapevoli di quello che acquistiamo di quello che mangiamo di come lo consumiamo per esempio quando vado in pescheria a me piace molto il pesce quando vado in pescheria prendo alcuni pesci e altri no eh, perché ogni pesce viene pescato in un modo diverso stiamo depopolando il mare l'abbiamo veramente massacrato il mare quindi ci sta parlando di un'educazione del consumatore un'educazione del consumatore sarebbe essenziale Essenziale. È chiaro che se andiamo a consumare in continuazione pesce che viene la ricciola del, 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 dell'oceano indiano, perché adesso, io non so, ma insomma, chi, chi di voi è appassionato, ma insomma, chi è più anziano, io per me andare, andare al mercato del pesce quando ero ragazzino era come portarmi alle giostre, era bellissimo ed erano dei, dei banchi del pesce fantastici. Oggi sono cambiati radicalmente: ci, ci sono i filetti che non c'erano allora, sono tutti pesci importati, pesci di allevamento che non esistevano. Ecco, la coltivazione della piscicoltura, per esempio, è, è da incoraggiare, suppongo? L'allevamento la, la, del pesce la, certamente è un'alternativa una importante, visto che stiamo, abbiamo, stiamo intaccando pesantemente le, gli stock ittici selvatici marini. Il problema è che per allevare il pesce poi dobbiamo pescare il krill o pescare i... Quindi si, i, i, si, ripropone. I peaks, quindi si ripropone. Però ciò nonostante noi pure abbiamo fatto una serie di... Di studi anche sull'utilizzo delle proteine vegetali per l'allevamento del pesce e funziona lo stesso. Quindi anche l'industria mangimistica può lavorare tantissimo per essere più sostenibile. Quindi c'è tanto da fare. Insomma. Mi ha fatto venire in mente, ma probabilmente è una sciocchezza. E le alghe? Le alghe sono un altro dei Novel Food di cui parlavamo prima, che, che schifo le alghe. Eh no, <ride> fanno, parte, fanno parte del nostro futuro. E tutto sommato, io riguardo. Con interesse, no? E con curiosità perché no? E una domanda che anche ha già avuto in parte una risposta, però forse qui ci permette questa domanda di andare a mirare meglio ancora l'interesse del, della persona che ci ha scritto. Esistono consigli concreti su cosa si può fare nel nostro quotidiano? Per prendersi cura simultaneamente sia di noi stessi, sia dell'ambiente attorno a noi, una sorta di vatemecum di comportamenti one health. Ora, già eh no. l'educazione del consumatore è una delle cose che dovremmo fare, cioè imparare a consumare in modo responsabile, in modo sì. sostenibile, sì. facendo delle scelte, non andando a prendere quello che il, il, il banco del negozio ci offre immediatamente. Ma, no, è verissimo. Eh... Tutto si gioca su di noi, poi la realtà, quello di cui stiamo parlando, si gioca su, su di noi, appunto, su quella curva che vi mostravo prima. Siamo 10 miliardi e se le nostre, i nostri consumi, i nostri stili, ma non solo quelli alimentari in generale, sono improntati allo, allo spreco, e beh, è chiaro che il nostro pianeta ne soffrirà, insomma. Per cui la sobrietà adesso, insomma. È un, è un termine un po' antiquato e è, è rischioso, anche perché eh, poi si, si scivola facilmente nella decrescita felice. Che obiettivamente felice non è, però, voglio dire, quando dicevo prima che in qualche modo arriveremo a dover ripensare il nostro modello di sviluppo, dicevo sostanzialmente quello, cerchiamo di arrivarci il più tardi possibile Assumendo comportamenti, comportamenti responsabili. E avendo predisposto anche le nuove risposte. E avendo predisposto le nuove risposte, giustamente. Insomma, poi il Vademecum è, è, come dire, è complesso da fare, ma insomma, si gioca su tutti i livelli, non solamente su quello, su quello alimentare. Ma quando dicevo prima che io mi avvicino al banco del pesce con una consapevolezza diversa rispetto a quella che era la, 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 il mio avvicinarmi allora, e beh, insomma rientra nell'ambito della cultura che dobbiamo avere nel, come consumatori. Eh, due domande che forse possono permetterci di avere delle risposte eh, molto rapide in modo da non abusare troppo del tempo di tutti. E, una è proprio sull'importanza della medicina veterinaria. E, e vedere quali opportunità per il futuro ci sono per i medici veterinari tenendo conto di tutto quello che abbiamo sentito. E, la medicina veterinaria in Italia è spesso considerata di, tra di poco valore. Possiamo lanciare un messaggio sull'importanza della medicina veterinaria in questo contesto? Sì, eh, questo è un peccato, che purtroppo la medicina veterinaria viene vista ti occupi del cane e del gatto. Le... Già, già, il maiale, le... il la... maiale così, la zootecnia è un po'... Ma non è così, non Anzi, è così. parte dello spillover, sì. per esempio. Esattamente, <ride> esattamente. Beh, ci fu un bel siparietto con Bassetti e la capua, fu, fu, fu simpatica la cosa, e, La medicina veterinaria è una delle discipline che sicuramente avrà a che fare in futuro con la One Health. Adesso ci stiamo leccando le ferite come medici veterinari, con la peste suina... Perché, sapete che adesso c'è questa epidemia di peste suina nei cinghiali, eccetera, perché noi abbiamo trascurato gli animali selvatici, abbiamo limitato la nostra facoltà allo studio dei cani e dei gatti e, del, e delle specie di interesse zootecnico. Ne parlavo con i colleghi della, del Ministero l'altro giorno. E gli animali selvatici non sono gestibili di fatto, per cui li si è lasciati da parte, non c'era interesse. E questo purtroppo è una, è una responsabilità. Io stesso, che sono un appassionato di, 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 di fauna selvatica, di conservazione, eccetera, quando mi sono laureato e dovevo cercare il mio relatore, ho fatto fatica a trovarlo. Insomma, non, non... È una domanda delicata questa, però importante. Che cosa dobbiamo pensare delle tasse per orientare i consumi in modo sostenibile? Ah, questa è una buona domanda, delicatissima. Eh, sapete, conoscete bene la sugar tax conoscete bene le politiche sull'etichettatura degli alimenti non so se in questo momento c'è una grande battaglia tra il semaforo francese eh, la batteria italiana le, insomma ehm... io mi accontenterei che scrivessero la data di scadenza in grande <ride> che scrivessero l'etichetta in grande no è verissimo è, verissimo. è, è, un, tema, è un tema cruciale e dal mio punto di vista, no dal mio punto di vista, per la verità ci sono i lavori scientifici che parlano e dicono che eh, la tassazione, per esempio, sulle, sulle bevande zuccherate ha un effetto, difficile dire di salute perché già arriviamo, ma un effetto sui consumi ce l'ha, quindi di conseguenza. Aggiungerei anche il sale consumo. perché eh, abbiamo, abbiamo sale. Delle, delle abitudini sul sale probabilmente pericolose per la salute. Eh, noi consumiamo una quantità di sale grande negli alimenti nelle, nello scatolame eccetera di cui non siamo consapevoli cioè, non è tanto il sale che noi mettiamo sulla nostra pietanza o mettiamo nell'acqua per cuocere la pasta quanto tutto il sale che in altre maniere ci arriva sì, sì. senza che lo vediamo senza che ne siamo consapevoli sì, sì. forse lì eh, Pensando anche alle malattie cardiocircolatorie, eccetera. Guardi, devo dire, l'industria alimentare italiana ha fatto dei dei passi importanti c'è stato tutto un programma di riformulazione degli alimenti e quindi di riduzione del consumo di zucchero, di riduzione del consumo di sale e bisogna dare atto all'industria di trasformazione, qui parliamo dell'industria di trasformazione, certo non delle bistecche insomma, ma delle, delle merendine, dei biscotti delle, e quant'altro. Sì, c'è stato un grande sforzo anche per C'è stato renderle... un grande e... sforzo, sì. però sì. certamente c'è da fare. Io ieri stavo al ristorante, devo dire ho mangiato una, una, una pasta ottima, ma era salatissima insomma, ecco. e i miei colleghi... Nutrizionisti non comprano né zucchero né sale, a casa non hanno né lo zucchero né il sale, non l'aggiunta neanche la base. Noi riscopriremo il sapore così. originale degli alimenti perché esatto. eh, non c'è niente di più gustoso che le certe verdure, non tutte, magari, ma eh, già contengono i loro sali e, e il sapore della verdura, se non è eh, coperto dal sale insieme con l'olio, credo che sia uno dei migliori sapori possibili. È così, è così, infatti, chi, chi ne fa appunto questi colleghi dei quali sto parlando? Mi dicono che è una questione di la, la, la nostra cultura noi non fatto alimentare, di... passa per gli spadellamenti del mattino in televisione. Non esatto. so se questo faccia bene ecco e non so, non credo neanche io che faccia tanto bene per quanto possa essere divertente, ripeto, a me piace tantissimo sì, quindi se vede uno spadellamento, viene... me lo guardo pure. Però, insomma però non viene fatto, presentato, non diciamo, esatto con come... quel retroterra scientifico. Ma eh, di fatto andrebbe, ogni tanto ci penso andrebbe fatto sì, un: si potrebbe fare molto esatto, bene, esatto, bene potrebbe, in si in potrebbe parallelo. fare un. Una, una trasmissione in cui si insegna sostenibilità in ambito alimentare e spadellando, spadellando cose i pesci giusti che fanno bene, <ride> va... bene all'ambiente, alla salute e anche, e anche al palato. Beh, io mi, mi fermerei qui. Che indicazioni o direttive suggerisce l'Istituto Superiore di Sanità per la zootecnia in Italia? Penso che questo sia un campo troppo grande da affrontare adesso un campo lo, enorme, lo un campo enorme. però diciamo che quello che possiamo dire in questo momento è che ehm, quello che stiamo osservando i trattori no? c'è stato Paolo Pileri che è un, che è un, un collega amico eh, un, in realtà è un urbanista un, pe, un pedologo si occupa di suolo lui e, e ha intitolato un, un, un suo articolo recentemente eh, scendete dai trattori abbiamo bisogno di voi Dobbiamo, state difendendo l'indifendibile. Ora chiaramente è un, è un titolo di effetto, però sostanzialmente c'è bisogno di un ripensamento. C'è bisogno di un ripensamento. O guardiamo la, il futuro e lo governiamo, oppure se stiamo ancorati e facciamo semplicemente resistenza verremo un po' spiazza, spazzati via. Questo è quello che è la, la cosa un po' banale per certi versi che mi viene da dire. Ma mh, stamattina a Radio. Su Radio 3 c'era un, un, un agricoltore che è intervenuto, ha fatto un, un intervento perfetto dicendo, noi agricoltori dobbiamo essere remunerati adeguatamente per quello che produciamo. Oggi invece la catena di produzione e distribuzione è tale che a noi arriva pochissimo. pochissimo. Il, il 70% dei contributi europei vanno al 17% delle aziende, oggi in Italia. Insomma Evidentemente se la politica della grande distribuzione è quella di avere la mela di quella forma e di quella taglia e non diversa e, riesco, e si riesce a farla passare in Europa e l'Europa dice le mele devono essere così, il piccolo produttore è fuori, evidentemente. Va ripensato tutto questo, sia in ambito zootecnico sia in ambito agronomico. Insomma. Grazie. Grazie a voi.